Seminari itineranti di diagnosi energetica che sono organizzati dai laboratori di fisica tecnica Parolini con il sostegno dell'Ateneo e che stanno avendo molto riscontro tra gli studenti che partecipano numerosi. Diversi gli appuntamenti che dopo aver toccato il centro storico si sono concentrati sul Roio Ingegneria e sul laboratorio dove c'è la camera climatica Hot Box. Un centinaio gli studenti organizzati in gruppi che hanno potuto svolgere sia attività didattica che pratica all'esterno. In particolare si è trattato di studenti di ingegneria provenienti dai corsi di edile, architettura, civile, ambiente e territorio. All'esterno si è analizzato anche un edificio con la macchina termografica. Nel contesto della rigenerazione urbana che città come L'Aquila stanno vivendo, l'appropriata conoscenza delle strategie di riqualificazione energetica è fondamentale. Lo strumento principe di tale processo è proprio la diagnosi energetica, che deve avere un approccio integrato con le competenze di tutti coloro che sono coinvolti nella fase di ricostruzione. Per questo questi seminari sono molto importanti. Allora, questi sono, diciamo, un'attività che è stata finanziata dall'Ateneo per migliorare la didattica per gli studenti di ingegneria. Sono interessati gli studenti dei corsi di edile architettura, di ingegneria civile, ingegneria ambientale e in generale tutti gli studenti interessati ai problemi di efficienza energetica. Mostriamo quali sono le tecniche per la diagnosi energetica, cioè per valutare come un edificio si comporta dal punto di vista della gestione dell'energia, soprattutto per le dispersioni termiche, quindi una città come L'Aquila per quanto riguarda problemi di riscaldamento e simili. Sono previste attività in laboratorio come questo dove ci troviamo ora e attività all'aperto che abbiamo effettuato la settimana scorsa nel centro storico e anche parzialmente nei locali di ingegneria qui a Roio. Quindi c'è una parte proprio puramente didattica e poi una parte in cui si fanno delle dimostrazioni pratiche e si mostra anche come si lavora all'aperto. C'è stato, professore, un grande interesse perché tanti studenti hanno deciso di partecipare a questi seminari? Sì, in realtà questo ci ha creato anche qualche problema perché noi avevamo stimato una partecipazione tra i 40 e i 50 studenti e ci siamo ritrovati invece con un numero doppio, perché si sono iscritti non solo gli studenti che stanno attualmente seguendo per esempio il mio corso di fisica tecnica, ma anche studenti degli anni passati, studenti degli altri corsi, e questo testimonia l'interesse sia per la tematica del risparmio energetico, ma anche per poter vedere nella pratica quelli che sono poi anche strumenti professionali.